In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, l'Acquario di Genova propone alle scuole una serie di attività che vanno dalle più classiche come le visite guidate, laboratori, agli approfondimenti tematici. Quest'anno abbiamo alcune novità che cerchiamo di rendere disponibili tutti gli anni. La più importante è legata all'apertura il 16 di ottobre della mostra RACE alla conquista del Polo Sud, che è una mostra dedicata al centenario delle due spedizioni di Amundsen e Scott fatte alla ricerca del raggiungimento del Polo Sud. Questa è una mostra che è realizzata dall'American Museum of Natural History di New York ed è stata portata in Italia in esclusiva a Genova per il periodo autunnale-invernale. A questa mostra sono legate appunto alcune attività di approfondimento che le scolaresche possono svolgere sia all'Acquario di Genova che poi con attività congiunte anche alla Città dei Bambini, al Galata, al Museo del Mare, che sono le strutture sempre gestite da Coast Edutainment, e poi anche allo stesso Palazzo Ducale e al Museo Nazionale dell'Antartide che si trova al Porto Antico. Tra le attività più tradizionali, invece, quest'anno proponiamo un rinnovato percorso dietro le quinte, speciale per le scuole, quindi un approfondimento che noi abbiamo chiamato Oltre le Vasche. Cerchiamo di portare i ragazzi a conoscere quella che è la realtà e la complessità di una struttura come l'acquario, nella sua gestione, nel mantenimento degli animali, dei nostri ospiti, ma anche nella riproduzione di veri e propri ecosistemi, e con questo si cerca poi di approfondire tutta la tematica legata alla gestione ambientale, quindi delle risorse, che poi viene approfondita anche in altri aspetti, in altri temi, quali il tema del consumo sostenibile, anche se legato a due progetti finanziati che stiamo conducendo in acquario e quindi per noi molto importante durante questa stagione. Le nostre attività sono dedicate a tutte le fasce scolastiche. Noi abbiamo anche dei progetti specifici per le scuole materne e le scuole dell'infanzia, quindi gli asili nido del Comune di Genova, che da tanti anni ormai vengono a fare questi progetti proprio dedicati ai bambini di questa età. Struttura che ospita esseri viventi, una struttura che genera emozioni, quindi il nostro lavoro è proprio quello di lavorare e di far perno su quelle che sono le emozioni positive che sono vissute dalle persone che entrano a contatto col mondo vivente per cercare poi di lanciare dei messaggi. Stiamo partecipando a diversi progetti europei in collaborazione con la Regione Liguria. Il progetto di cui vi volevo parlare oggi è il progetto Giona, un progetto in cui l'attività del Dipartimento riguarda la creazione di un modello previsionale per la valutazione teorica del limite superiore delle praterie di posidonia oceanica. La posidonia oceanica ha nei nostri mari un'importanza fondamentale. A livello europeo è stata indicata come uno tra gli habitat prioritari e inoltre appunto come habitat ha un'importanza notevole in quanto tra le praterie appunto di posidonia oceanica vivono diverse specie sia animali che vegetali. Dipteris ha cercato di realizzare questo strumento che può essere utilizzato per una gestione integrata delle coste, può fornire quindi un dato fondamentale per una gestione consapevole dei nostri litorali. Oltre al progetto Giona, il Dipteris, ossia il dipartimento per cui lavoro, sta partecipando anche al progetto RESMAR per il videomonitoraggio costiero tramite webcam installate dai comuni ad uso turistico, e quindi è un tipo di monitoraggio che permette di abbattere assolutamente i costi di monitoraggio delle spiagge. Noi stiamo puntando molto alla qualità ambientale del nostro porto, che è già un'acqua piuttosto pulita, piuttosto bella, ma noi cerchiamo di valorizzarla ulteriormente.
porto è la zona dove noi possiamo giocare il nostro futuro economico e al tempo stesso garantire la nostra identità storica e culturale. Io accetto la sfida di governare il rapporto tra sviluppo e conservazione, che è un rapporto dinamico che non deve eludere l'uno o l'altro, ma riuscire a portarli a sintesi.